a tale quale Beyoncé. Davvero. Grazie al corpo di ballo. Complimenti. No, stavo pensando, no, lo devo spiegare a casa. Non era in playback, era tutto live dal vivo, l'orchestra perfetta e la sua voce live dal vivo. Sembrava un disco. Loretta. Ciao Ro. Bentornata. È stato bellissimo. Un momento di spettacolo meraviglioso. E pensando a Beyoncé, che è giustamente una cantante di colore, però la sua voce, pur avendo naturalmente qualche caratteristica di voce di colore, è molto acuta, e lei l'ha presa proprio in pienissimo, con tonalità, e poi anche, devo dire che ti sei mossa anche benissimo. Ma no, te lo dico perché veramente hai fatto un bellissimo lavoro, complimenti. Grazie a Fabrizio, che tutta la settimana segnati. Alessandro. Quanto? Alessandro. 5 cambi di tono. Sì. 5 cambi di tono. Leggermente. 5 cambi di tono. Esatto. Cioè, 5 cambi di tono. Secondo me, Beyoncé, in confronto a te, come voce, canta con Qatar. Cioè, tu non solo rompi, diciamo, i bicchieri di vetro, pure le bottiglie di plastica. C'è un'energia incredibile. Sì, troppo buono. O ti fai le flebo con limoncello. Tu veramente sei un fenomeno incredibile. Bravissima, cantare e ballare insieme è la forma di spettacolo più straordinaria che ci possa fare. Vincenzo. Complimenti, perché è stato un vero crescendo. Sei cresciuta mentre facevi il numero, quindi è un'estensione vocale, Beyoncé, pazzesca. Tra l'altro sei molto somigliante, complimenti per la linea. Intonatissima, hai cantato alla grande, bellissimo il numero, complimenti. Grazie. Davvero. Giorgio? Non era facile, in effetti, non era facile, però sai, cantare, ballare, poi Beyoncé si muove moltissimo. Quindi veramente, anche se lui non sapeva neanche chi era il personaggio che stavi facendo, ma l'hai fatto proprio bene. Ho chiesto, bravo. Ma di dov'è? Chi è? A comodati pure, vai. Grazie. No, sentite dietro le quinte.